Va bene, se quindi possiamo, direi che possiamo partire. Io sento un po' di eco tipo di ritorno. Va bene. Sì, Ok, un po' di eco c'è. perfetto. Perfetto, va bene. Allora, oggi appunto parliamo di Azure Connectors, vediamo cosa sono. Sono una feature che è ancora in preview, quindi Microsoft non l'ha ancora rilasciata. In verità però il concetto di connectors non è nuovo per chi ad esempio conosce bene LogicOps piuttosto che Power Automate. Okay? Vediamo un attimino appunto qual è l'idea. L'idea sarà quella di poter avere questi connectors anche per tutto il resto del mondo, quindi non solo per appunto Power Automate piuttosto che QFlow, piuttosto che appunto LogicOps, ma anche da tutte le altre parti liberamente utilizzabili. Ok, allora intanto io ringrazio gli sponsor e ringrazio appunto gli organizzatori dello Scottish Summit per avermi permesso di essere qui, per me è la prima volta, ne sono onorato, quindi grazie. E io appunto, come mi sono presentato, sono Andrea Ceroni e sono uno sviluppatore in Elfo. Poi alla fine trovate anche tutti i miei contatti. Ok, quindi Azure Function versus LogicOps. Diciamo che in Azure esistono queste due possibilità, se vogliamo considerare un approccio di tipo serverless, no? E probabilmente LogicOps è nata anche prima delle Azure Function. Sappiamo che le Azure Function sono la possibilità che abbiamo di runnare del codice in cloud e in modo prettamente reattivo, in modo prettamente event-driven, e abbiamo la possibilità di far scalare questo codice in modo quasi senza limiti, praticamente senza limiti, a parte i costi eventuali. LogicOps invece è nata con un altro scopo, era quello di dare la possibilità magari anche a tutti quelli che non sono prettamente dei dev, ma quindi magari anche delle persone tipo, non so, project manager o comunque altri tipi di figure, di poter creare in modo piuttosto semplice dei workflow, anche abbastanza complessi, in modo visuale, a partire dall'esperienza direttamente di utilizzo del portale. Okay? E quindi abbiamo con LogicUp un approccio che è completamente no code, o quasi completamente codeless. LogicUp ha anche una curva di apprendimento decisamente facile, quindi è molto facile iniziare, è molto facile anche creare dei workflow piuttosto complessi. Ok? Quindi questo è un pochettino le due. Quali sono le differenze principali, diciamo così, tra queste due possibilità che abbiamo in Azure? Allora, abbiamo detto appunto, Azure Function è un approccio di tipo scrivo codice, ok? E quindi nel momento in cui scrivo codice significa che sto ovviamente avendo un approccio imperativo. E ovviamente questo si addice meglio a tutti quelli che appunto sono dei dev, no? E proprio perché ci dà massima flessibilità. Abbiamo il totale controllo di quello che stiamo facendo, soprattutto sappiamo quello che stiamo facendo, ok? E quindi a noi dev principalmente piace questa cosa. Cioè, nel momento in cui qualcuno fa qualcosa per noi, magari questa cosa un po' ci indispone, comunque ci lascia insoddisfatti. D'altro canto, okay, nel momento in cui si usa Azure Function, si usa il codice in generale, dobbiamo avere ben chiaro quello che vogliamo fare, quello che stiamo facendo. Okay? Altrimenti il rischio ovviamente è di non raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. In Azure Function noi sappiamo, abbiamo la possibilità di interagire in modo abbastanza facile con tutto il resto dell'ecosistema Azure attraverso i binding, ok? I binding ne esistono un po', circa 20-30 ufficiali e manutenuti da Microsoft, che servono principalmente per andare a parlare con tutte le altre risorse in Azure. Quindi abbiamo binding per Azure Storage, abbiamo binding per Azure Service Bus, abbiamo un binding per Event Grid, abbiamo binding per andare a parlare con tutto il resto delle, appunto, molte delle risorse che troviamo su Azure. Il problema è che comunque il numero di questi binding è limitato, okay? Non sono infiniti e non ce n'è uno per qualsiasi cosa, ce ne sono un po'. Ovviamente
si ha la possibilità di andare a creare dei custom binding nel momento in cui non abbiamo a disposizione quello che ci serve, ma ok, creare un binding per Azure Function non è difficile, ma non è nemmeno tanto semplice, ok? Occorre avere una buona dimestichezza con il framework e occorre capire com'è che si crea un binding e come funziona un binding di Azure Function. D'altro canto, ovviamente abbiamo la possibilità di utilizzare Azure Function in maniera prettamente serverless e in consumption plan, e quindi questo per tutti quei progetti che sono magari solamente dei POC oppure vogliamo sperimentare, ci dà grande flessibilità, proprio perché partiamo senza dover pagare nulla di fatto. Abbiamo un grande numero di invocazioni di funzione mensili gratuito e possiamo iniziare a sperimentare in modo abbastanza facile. Che cosa invece rappresentano, che cosa invece abbiamo dell'Atto Logic App? L'Atto Logic App abbiamo non codice, ma appunto, ma abbiamo la possibilità di modellare un workflow e abbiamo la possibilità di farlo in modo strettamente dichiarativo, ok? Quindi non visuale anche addirittura utilizzando drag and drop, mettendo insieme dei pezzi. E quindi è veramente molto facile partire con Logic App. Ho un approccio che è codeless e soprattutto quello che vado ad avere come vantaggio è che ho a disposizione una miriade di connectors, okay, che sono appunto la possibilità da Logic App di richiamare tutta una serie di altri servizi, okay, anche più disparati, e quindi tipicamente se devo interagire o integrarmi con qualcos'altro c'è una buona probabilità che già qualcuno abbia pensato, sia Microsoft stessa o qualcun altro di terze parti abbia pensato di allo sviluppare appunto un connector. E i connector non sono come i binding di Azure Function che sono 20-30, i connector sono 200-300, ce ne sono veramente tanti, ok? E soprattutto quindi questo fa di Logic App qualcosa che è perfetto per integrarsi e che è perfettamente integrato con tutto il resto che possiamo trovare in Azure. Ovviamente perdiamo qualche cosa magari in scenari dove dobbiamo creare qualcosa di molto complesso, anche se comunque riuscendo a innestare dei workflow all'interno di altri, quindi richiamando Logic App da un'altra Logic App, ad esempio, riusciamo ad avere comunque un buon grado di complessità. E l'altro aspetto non propriamente positivo è che comunque Logic App non è gratuita, okay? Ha un costo e non costa pochissimo. Okay? Probabilmente se appunto il vostro obiettivo è quello di iniziare e magari utilizzarlo per fare delle sperimentazioni, probabilmente Azure Function decisamente meno, risulta essere meno costosa. L'altra grande differenza che c'era inizialmente, okay, che separava nettamente le due, era che appunto in Azure Function inizialmente si poteva scrivere codice, certo, ma non avevi la possibilità di definire un workflow. Okay? Al contrario, dall'avvento di Durable Function e poi ancora meglio con Durable Entities, questo divario si è molto assottigliato perché in Azure Function io posso a questo punto creare un workflow, okay, tramite appunto Durable Task Framework e non solo, okay, posso avere quelli che sono gli stateful actor, che sono le entities, in un mondo che è totalmente serverless. Okay? Quindi diciamo così che il divario non è più così più evidente. Inoltre, nulla mi vieta di chiamare l'una dall'altra, okay, per raggiungere il mio scopo. Quindi posso chiamare Logic App da Azure Function e posso chiamare una function, invocare una function a partire da Logic App. Se questo mi mette a disposizione veramente molta flessibilità. Ok, perché però vogliamo parlare di connectors? Vogliamo parlare di connectors perché quando io scrivo codice, okay, tipicamente, che se è in una function o in una web application o in un servizio dove voglio, tipicamente incontro delle difficoltà. Una di queste, okay, che è veramente, veramente tipica, è il fatto di integrarsi. Okay? L'integrazione è difficile. Perché è difficile? Per n motivi. Okay? Ammettiamo che io devo parlare con un servizio esterno. La prima cosa che devo fare è capire questo servizio, cioè capire come funziona. Okay? Quindi lo devo studiare.
lo devo studiare e questo mi dice che non è sempre facile stimare quanto tempo ci metterò poi a fare quello che devo fare, okay? Perché appunto prima presuppone una fase di studio. L'altra cosa è chiedermi se per il servizio che voglio integrare esiste un SDK o quantomeno esiste una REST API. Okay? Perché se esiste un SDK, ovviamente mi dovrò studiare l'SDK, ma sarò più facilitato. E se non esiste l'SDK, se almeno esiste una REST API, okay? Così imparerò la REST API e cercherò appunto di comunicare con questo servizio che devo io in qualche modo integrare. Il problema è, uno, la documentazione non è sempre aggiornata e non è sempre ottima, e quindi si incontrano comunque qualche difficoltà, e anche questo fa perdere del tempo. Infine, l'ultimo aspetto che quasi sempre è cruciale è il discorso autenticazione. Questo aspetto tutte le volte è tipicamente difficile, ok, perché? Perché richiede, lato sviluppatore, un buon numero di cose da conoscere. Infatti, se pensiamo ai flow di autenticazione, o IDC, o Auth2, quello che volete, o OpenID Connect, sono difficili, okay? Sono difficili da imparare, esistono delle librerie che ci danno delle astrazioni che possiamo utilizzare, ma comunque il codice che dobbiamo andare a scrivere per gestire la parte di autenticazione è un buon numero di righe di codice, e ancora non stiamo facendo niente di quello che vorremmo fare, che è il nostro scopo, è riuscire a chiamare il servizio per fare cose, ok? E quindi dobbiamo scontrarci tipicamente con questo aspetto. Bene, allora, questo aspetto, invece, questi aspetti vengono molto assottigliati nel momento in cui, ad esempio, utilizziamo i connectors in Logic Apps, perché è veramente molto facile, ad esempio, parlare di autenticazione, ok, mettere in piedi l'autenticazione, bisogna solo fillare qua, bisogna fillare qualche campo, è tutto astratto ovviamente dietro. E perché questo? Perché appunto c'è questo concetto di connectors, ok? Quindi cosa sono i connectors? I connectors sono qualcosa di che Microsoft ci mette a disposizione, molti sono managed, quindi è Microsoft stessa che li sviluppa, altri, ok, sono sviluppati da terze parti, di fatto altro non sono che dei wrapper, ok, sopra delle REST API. Però già il fatto che siano dei wrapper ci dà il vantaggio di non dover chiamare le REST API, quindi di non doverci istanziare degli HTTP client e appunto gestire noi tutte le chiamate con i metodi REST, ma ci abbiamo qualcosa che ha più alto livello da poter utilizzare. E il loro obiettivo, ok, appunto si chiamano connectors, è proprio quello di ridurre al minimo, ok, lo scoglio di integrarsi con il resto del mondo, quindi con servizi esterni, con altri servizi. Assieme ai connector c'è proprio il concetto di connection, ok? Una connection è qualche cosa che contiene tutte le informazioni, magari specifiche ad un determinato ambiente, che il connector ha bisogno per fare quello che deve, ok? Quindi per riuscire a funzionare correttamente. Ad esempio, informazioni su a chi voglio raggiungere, qual è la mia destinazione, e anche le autenticazioni, e anche la parte dei dettagli sulla parte di autenticazione. E quindi, appunto, è astratta, ad esempio questo concetto è astratto a livello di connection. Io magari devo solo decidere quale flow voglio utilizzare, magari se voglio autenticarmi verso un servizio avrò un API key, piuttosto che username e password, fine. Tutto il resto, ok, sotto, ci pensa ovviamente il connector e la relativa connection a fare tutto il lavoro sporco che mi serve, quindi io non devo scrivere righe di codice per questo, per gestire tutto questo. Okay? L'altra cosa è che se siamo abituati a utilizzare Logic Apps, lo sappiamo, ma altrimenti è un po' più difficile da vedere, ma le connection in Azure sono dei cittadini di prima classe, cioè sono degli oggetti, sono delle risorse Azure vere e proprie, esattamente come i Blob Store, come gli Storage, come gli App Service, come gli Azure Function, sono degli oggetti Azure che stanno in un resource group e che possiamo creare tramite PowerShell o tramite un template o comunque direttamente da allo stato attuale, non direttamente da portale, a meno che non stiate proprio utilizzando Logic App. Ma l'altra cosa è che appunto questi connector possono essere shareati tramite diverse istanze di Logic App, e quindi l'idea è
perché non provare ad utilizzarli anche con il resto, altri tipo di servizi, appunto, e Azure Function. Infatti, ok, i connector di Logic Hub, come vi dicevo, sono veramente, veramente tanti. Okay? Abbiamo connector per fare n cose, ad esempio, non lo so. Vogliamo utilizzare da Logic Hub, vogliamo andare a lanciare dei task in Azure Automation, ok? Lo possiamo fare. Vogliamo poter andare a triggerare una build o una release su Azure DevOps, lo possiamo fare. Vogliamo andare a parlare con il Blob Storage, possiamo farlo. Okay? Quindi n.000 connector per fare le cose più disparate, tipicamente quelle che ci servono a fare. Non solo con l'ecosistema Microsoft, ma abbiamo anche connector per andare, non so, ad esempio, a parlare con LinkedIn, con Twitter, a parlare con Salesforce, piuttosto che con servizi di terze parti, magari abbastanza famose, che ci capita di utilizzare nel momento in cui ci integriamo con qualcun altro. Bene, allora, il nostro scopo è vedere quindi che questi connector, Microsoft sta decidendo di andare a renderli disponibili non solo quindi per Logic Hub e per Power Automate, ma anche per tutto il resto del mondo. Questa feature è ancora in preview, ok? Quindi non è disponibile una documentazione, ma c'è un repository su GitHub. Dovete fare richiesta di poter entrare nel programma di preview, ok? Compilando un form. Vi verrà probabilmente accordata la richiesta. A questo punto avrete da chiedere le credenziali per andare nel repository di GitHub, vedere gli esempi e vedere un attimino com'è che funziona il tutto. E adesso provo a dirvi come funziona. Poi, alla fine della sessione, avrete un link dove potete vedere le slide, dove potete vedere appunto il link per registrarsi e per richiedere questa preview. Bene, allora proviamo un attimo a vedere questo. Nel momento in cui vi registrate, quello che avrete, se provo ad allargarlo, ok, è questo. Okay, quindi questo qua è il repository di cui vi parlavo, dove appunto ci sono trovate un po' di codice, trovate degli esempi, okay, funzionanti sia per Azure Function che per Azure Durable Function. E soprattutto vi spiega che cos'è che sta dietro a questi connector. Intanto, nel momento in cui vi registrate a questo sito, la prima cosa che dovete scaricare è un'estensione di Visual Studio Code che vi permette, okay, una volta installata, attualmente non è nel marketplace perché dovete installarla a mano, vi permette appunto di creare quelle che sono delle API connection, delle connection di fatto. L'estensione è questa, ovviamente, e la potete scaricare e installare in Visual Studio Code. Nel momento in cui l'avete scaricata e installata in Visual Studio Code, l'estensione si chiama Azure API Connection, come vedete è marcata con 001 alfa, perché appunto non è ancora, è semplicemente in preview. Questa si integra, ha bisogno di un'altra estensione, che è la dependencies, che è Azure Account, e si integra, okay, in generale con le estensioni Azure, okay, che sono disponibili per Visual Studio Code. Quindi una volta installata, okay, sulla vostra iconcina Azure all'interno di Visual Studio Code, avete appunto queste API connection. Queste API connection, semplicemente all'inizio vi chiederà di loggarvi sulla vostra sottoscrizione Azure, sulle vostre sottoscrizioni Azure. Nel momento in cui vi siete loggati, avrete a disposizione visibilità sulle vostre sottoscrizioni. Ok, potete andare in un resource group eventualmente già creato, nel mio caso si chiama Azure Connectors Resource Group, e all'interno di questo resource group potete creare delle nuove connection, tramite questa plugin, tramite questa estensione, facendo semplicemente come? Andando sul più,
Ok, io mi chiedo in questo caso qua dov'è che voglio creare la mia connection, in quale resource group, io gli sto dicendo quelle che avevo utilizzato già prima, ad esempio, ok, qua dentro come vedete ho un po' di possibilità, vedremo che non tutti i connector di LogicUp che ci sono adesso sono disponibili anche in questa preview, ce ne sono circa 30 per adesso disponibili in questa preview e proviamo anche a capire un attimo com'è che vengono generati. Eventualmente potreste pensare anche di generarne degli altri da voi e vi faccio vedere com'è. Nel momento in cui però voglio, ad esempio, non lo so, creare una connection, quindi il suo relativo connector per Microsoft Teams, perché mi servirà poi andare a, non lo so, postare un messaggio in una chat di Teams piuttosto che una card, posso farlo semplicemente. Seleziono il tipo, gli do un nome, ok? La chiamo, ce n'ho già una io in questo caso, quindi la chiamo Teams2 API con, ok? In questo modo. E quello che fa è che mi creerà la mia autorizzazione, la mia connessione e mi ha iniziato un OAuth flow, ok? Perché vuole le mie credenziali verso Teams per andare ad autenticare questa connection, ovviamente. Ok, se io faccio open, quello che ottengo è che mi aprirà il browser che mi chiederà di loggarmi col mio account e mi chiederà di fornire l'accesso, ok, per poter andare su Microsoft Teams. Fatto questo, ok, quello che mi dice è OAuth flow completed qua sotto e la mia connection è autenticata e connessa. Qua dentro la vedete come ancora unauthorized, se vedete, ma semplicemente è una questione di refresh. Se fate così, ok, funziona correttamente. Bene, cos'è stato creato a questo punto? È stato creato, come vi dicevo prima, un oggetto su Azure, ok? Un oggetto su Azure in questo resource group di tipo API Connection, che si chiama Teams2 API Con, e che ovviamente è appunto il concetto, rappresenta il concetto di connessione autorizzata con le mie credenziali verso Teams, in questo caso, verso il mio account aziendale di Teams, in questo preciso caso. Perfetto, quindi questo è come generare quindi una nuova connection. Come vi dicevo, potete generarne N tipi. Ora, fatto questo, ovviamente, se andate a registrarvi su questa preview, nel repository c'è il codice. Qual è il codice? Il codice del repository, okay, potete scaricarlo, potete clonare il repo. Ovviamente all'interno del repository, okay, troverete, tra le altre cose, una cartella scripts. Dentro ci sono due script PowerShell, ok? Questi script PowerShell sono il modo in cui viene creato, sì, vengono utilizzati per poter creare appunto il vostro connector. Come? Utilizzando Autorest, perché vi dicevo, in verità i connector altro non sono che dei wrapper su delle API REST, quindi l'idea è che se ho una API definition, okay, in OpenAPI, ad esempio, quindi un file Swagger per dire, posso parsarlo, okay, utilizzando Autorest, e da quello posso generare le relative classi C# che mi servono per andare a modellare, quindi a creare un piccolo SDK su quel connector, e poi sarà quella che io voglio utilizzare. In particolare, okay, se io vado a vediamo dov'è il mio bellissimo termo. Se io sono qua dentro, ok, posso, vi dicevo, ci sono i due script di prima, sono in quella cartella, sono nella cartella del mio repository, posso appunto andare a generare con il primo script a partire dalla definizione dell'API, utilizzando Autorest il mio connector e poi lo posso compilare. Ad esempio, in questo caso, okay, voglio creare un connector di tipo LinkedIn V2 a partire da una determinata definizione. Lo posso lanciare, ok? Io ci penso un attimo, lo crea utilizzando, come vi dicevo, appunto Autorest.
Vediamo se siamo fortunati. Ok, generation complete. Una volta creato, posso andare a compilarlo, ok? Utilizzando quindi il comando di compilazione. E qual è il risultato di questa compilazione? È un pacchetto NuGet locale che io poi posso tirarmi dentro nel mio progetto Azure Function e ho il codice del connector, di fatto. Quindi se faccio così, quello che ottengo sarà la compilazione del mio connector, il cui risultato possiamo vedere qua dentro. Quindi in script generated, se vado a vedere LinkedIn V2 C Sharp, mi ha generato dei file C Sharp. Okay? Mi ha ad esempio generato un LinkedIn connector e sarà questa classe che mi metterà a disposizione dei metodi che ad esempio adesso a breve andremo a utilizzare in un progetto Azure Function per poter postare ad esempio un messaggio su LinkedIn. Ok? Ora, l'altra cosa importante è che dall'estensione che permette di gestire le API connection, quindi qua dentro, questo lo chiudo, nel momento in cui ne avete una, tipo io avevo già creato una LinkedIn, questa, se schiacciate col tasto destro avete la possibilità di fare authorize e nel caso di rilancia l'authorization flow. Okay, perché scadono, per adesso hanno delle chiavi di 30 giorni. Anche qua, nel momento in cui andate a generare poi il flow di autorizzazione, potete farlo tramite API key, okay, quindi che a scadenza, oppure per alcuni servizi di Azure potete utilizzare Managed Identity. Okay? Managed Identity allo stato attuale ha qualche problema, nella demo semplicemente utilizzeremo un API key. E appunto, utilizzando l'API key, cos'è che posso fare? Ad esempio, su questa Teams API2 posso andare a fare generate connection string. Lui mi chiede API key o manage identity? Gli dico API key. Quello che vedete lui ci pensa un attimo. E poi mi dice, bene, la tua chiave è stata copiata nella clipboard e scadrà tra 30 giorni. Ora, che cos'è questa? Questa è una stringa di connessione, ovviamente autorizzata, che posso andare a settare in un local settings della mia, appunto, Azure Function, che poi posso utilizzare per creare il connector. Lo vediamo. Dov'è? Qua. Bene, allora, progetto Azure Function, quindi molto, molto semplice. Progetto Azure Function che non con funzioni statiche, ma che usano dependency injection. E quindi ho la mia config dove vado a configurare il mio builder, ho la mia function startup, okay, dove posso appunto configurare il container di IOC, e ho i miei local settings. In questi local settings, come vi dicevo, ho una stringa di connessione, che è il risultato della generate connection string che abbiamo visto pochi minuti fa, e una per ogni servizio, per ogni connector che voglio utilizzare. Quindi ammettiamo ad esempio che abbia come proprietà qua dentro una LinkedIn connection dove ho incollato la mia connection string. Stessa cosa per le altre. Ovvio che non è, questa è una demo, ovvio che magari non è bellissimo andare a incollare le connection string qua dentro, potremmo metterle su Keyword, potremmo fare n.000 cose. Il concetto è che avete una stringa che rappresenta la vostra connection string appunto autorizzata verso quel tipo di servizio. Il connector la usa. Come la usa? Prendiamo ad esempio una function che abbiamo chiamato LinkedIn in questo caso, e la nostra function altro non è che una function triggerata da un HTTP trigger, ok? Quindi una chiamata HTTP. Risponde sulla rotta LinkedIn create post. E che cosa fa questa function? Va ad utilizzare il pacchettino che abbiamo generato di LinkedIn poco fa e che ci metteva a disposizione questo oggetto, LinkedIn V2 Connector, e in generale tutti i connector hanno un metodo create a cui dobbiamo passare la stringa di connessione. La stringa di connessione la prendiamo ovviamente dalle option che abbiamo sul localsettings.json. Fatto questo, il mio connettore viene istanziato e quello che posso fare, ad esempio, è andare a postare un messaggio su LinkedIn in questo caso, perché sto usando il connettore di LinkedIn. Ad esempio, quindi
mi metti a disposizione questo oggetto che è di tipo share article request di due, tipicamente i connector sono versionati e anche gli oggetti creati dai connector sono versionati proprio perché di fatto vengono generati a partire da delle API, delle API REST. Niente, fatto questo, creo, utilizzando questo object model, creo l'articolo che voglio postare su LinkedIn e dopodiché utilizzo il metodo del connector share update di due async, ok, per andare a postare il mio articolo. Quindi, se io avvio la mia Azure Function, avrò, appena viene sull'host, ok, avrò un po' di queste function. Quella che ci interessa è appunto LinkedIn Create Post, che risponde a questa rotta, localhost 7071 api LinkedIn Create Post. Perfetto. Bene, allora il mio scopo adesso è lanciare una richiesta HTTP, con Post, ma potreste lanciarla con quello che volete, che vuota, non ha dentro niente, ma semplicemente va a chiamare in post quell'endpoint, e lo lancio. Quello che ottengo, ovviamente, è che sono arrivato qua dentro, posso andare a creare il mio post e lo posso lanciare, ok, su LinkedIn. Se tutto è andato a buon fine, e speriamo di sì, vediamo, dovremmo avere su LinkedIn, nel mio profilo, ok, un nuovo post. Perfetto, ovviamente c'è, non so dove, perché ha fatto così, ma dovrebbe esserci questo, ok. Postato, quindi Azure Connectors for Azure Function live from Scottish Summit, okay, che è esattamente quello che siamo andati a scrivere qua. Quindi semplicemente ho postato un messaggio. Ovvio che questo esempio è molto facile, però ci dà l'idea che in pochissime righe di codice, senza dover appunto integrare l'SDK di LinkedIn, senza dover andare a gestire il processo di autorizzazione e di autenticazione, di fatto in poche righe di codice abbiamo avuto la possibilità di postare un messaggio. Questa cosa simile la possiamo fare ovviamente con tanti altri connector, la possiamo fare ad esempio verso Teams. Funziona in modo esattamente uguale. Quindi anche in questo caso voglio poter andare a interagire tramite da Azure Function verso Teams per postare messaggi, per notificare qualcuno, per non lo so, questo dipende dalle esigenze che avete. In generale, cioè, non è che lo fate in modo così estemporaneo, lo fate a seguito, magari non lo so, avete un'applicazione, questa applicazione scatena un evento e magari su questo evento volete notificare qualcuno sulla chat di Teams, okay, utilizzando quello che è il concetto di proactive events di un bot, magari, o qualcosa di simile. Bene, lo potete fare velocemente e piuttosto che andare a integrarvi tutto, potete utilizzare un connector di questo tipo e in modo piuttosto rapido lo potete fare. Come? Stessa cosa sul local settings.json, ho una Teams, ho una connection string autorizzata verso Teams. Questa connection string ovviamente è stata creata nello stesso modo, è questa qua, ok? Quindi ce l'ho ed esiste come API connection in Azure. Bene, fatto questo, l'unica cosa che devo fare è ancora una volta andare a istanziare il mio Teams connector, questa volta a partire dalla connection string, e poi il Teams connector mi mette a disposizione alcuni metodi, ad esempio accedere a tutti i team di cui faccio parte, ok? Quindi andarli a prendere, piuttosto che andare a cercare un determinato channel in un team e alla fine, ad esempio, postare un messaggio su quel team, non su quel channel, scusate, in modo analogo a quanto fatto prima. Potrei decidere di postare una card, ok? Piuttosto che altro. Anche questa funzione partiva da un HTTP trigger e
Quindi se volete spammare i colleghi utilizzando Azure Function, lo potete fare, e i team di Connector lo potete fare facilmente. Posso andare a far partire una richiesta di questo tipo. Questa volta nel body c'è semplicemente le informazioni su qual è il team che voglio andare a trovare, okay? E qual è il channel generale in questo caso. Lancio, okay? Arrivo anche qua, arrivo qua, come vi dicevo vado a cercare il team, il channel, e poi lancio il mio messaggio. Ok, quindi se siamo fortunati, ok, è andato a buon fine anche in questo caso, e il risultato, adesso non so se riesco a farvelo vedere, ma il risultato dovrebbe essere che abbiamo un nuovo messaggio qua di spam, ok, su questo general all'interno del team Key Lab. Ok, bene, allora ovviamente possiamo utilizzare quindi questi connector anche per fare delle cose, non so, magari integrarci con Azure DevOps, e quindi posso decidere di andare a, ad esempio in questo caso, a triggerare una release, ok, piuttosto che a essere notificato se la mia build è andata male o qualcosa di questo tipo. Posso mandare delle mail, ok, con il connector di Outlook ad esempio. Posso andare a gestire, come vi dicevo prima, qualcosa in automation su Azure. Quindi ad esempio potete farvi due function. Ovvio che questa cosa potete farla con un runbook in automation direttamente su Azure, però, non lo so, volete integrare il fatto di poter accendere o spegnere delle virtual machine, magari alla sera, perché così risparmiate qualche cosa, in base, non lo so, quindi, appunto potreste decidere di avere una funzione schedulata, ok, con una cron expression, in questo caso qua sono semplicemente ancora degli HTTP trigger, e utilizzando il connector per Azure VM, in questo caso andare a cercare sulla vostra subscription, sul vostro resource group, la VM che vi interessa accendere e spegnerla, ok, e magari, non lo so, spegnerla tutte le sere e accenderla ogni mattina. Quindi, più o meno, l'idea è, questi sono esempi molto facili e molto semplici. Il concetto è proprio quello che sta dietro il connector, è proprio quello però di spendere pochissimo tempo per riuscire ad integrare il servizio che volete raggiungere, ok? E lo scopo quindi di potervi focalizzare il più possibile su quello che dovete fare a livello applicativo e non a spendere del tempo per mettere solo in piedi l'architettura necessaria a poter chiamare il servizio, ok? Perché poi, oltre a tutto questo tempo speso, bisogna effettivamente fare quello che la nostra applicazione richiede di fare, cioè quello per cui vogliamo chiamare quel servizio, no? E questo c'è ovviamente, quindi è tentare di abbattere i tempi, esattamente quindi di avere un approccio simile a quello di LogicUp, dove l'integrarsi con il resto del mondo è molto, molto più snello e easy, diciamo così. Ok? Bene, quindi tornando alla nostra... Quindi qua trovate il link al form che dovete compilare e per fare richiesta. Qui questo h.m.s/apicompreview, okay? Vi registrate e vi possono dare il permesso per andare a guardare cosa c'è in quel repository e a testarlo, provarlo. Poi il secondo link è un link che è quello di Azure Function Live del mese di ottobre a novembre, non mi ricordo, dove appunto veniva presentata questa preview. Gli altri sono solo dei link inerenti a Azure Function che vi possono essere utili. E non so quando c'è stata una riunione anche un mese fa circa, non so quando questa feature verrà resa pubblica. Se verrà resa pubblica,
stanno decidendo, non sarà free, e quindi stanno decidendo che modello di pricing applicare, okay, per poter utilizzare questi connector. E come vi dicevo prima, non ci sono tutti i connector, ma ce ne sono solo un set limitato, e il set limitato è quello che vedete qua dentro. Ok? Quindi per adesso ci sono 30 connector che ci permettono di fare cose, ok? Che sono anche quelli per cui potete creare le API connection direttamente dall'estensione di Visual Studio Code. Ma, ok, se voi avete la definizione di appunto una vostra API e utilizzando Autorest, potete provare a crearvi il vostro connector, eventualmente anche custom. L'idea comunque è che pian piano verranno integrati tutti i connector ufficiali che ci sono in Logic App, verranno integrati anche in questo modo e verranno resi quindi disponibili anche al di fuori di Logic App piuttosto che di Power Automate. Ok? Bene. Quindi, non so, se voi avete, abbiamo ancora 3 minuti, tipo, se voi avete qualche domanda, provo a rispondere. Non ci sono domande in chat, Andrea. Ok, perfetto. Allora, va bene, nel caso comunque potete contattarmi. Ok, qua ci sono i miei contatti. Spendo solamente 2 secondi, 2 parole per dirvi che abbiamo una community che si chiama appunto Chilab Community. Siamo attivi in zona Parma Piacenza e faremo uno dei prossimi meetup nel mese di marzo. Chi è in zona ci conosce, ormai siamo non vecchi, ma abbiamo 5 anni, quindi insomma siamo abbastanza conosciuti. Se siete in zona, speriamo di poter avere presto ancora degli eventi in presenza, perché è la cosa più bella, ovviamente, anche per poi un po' raccontarci due balle o mangiare qualcosa insieme. Non so se sarà possibile a breve, purtroppo, però ci vediamo online. E per il resto qua ci sono i miei contatti, se volete contattarmi per qualche motivo vi rispondo sicuramente, magari non immediatamente, ma vi rispondo. Grazie ancora quindi a tutti gli organizzatori di Scottish Summit per avermi dato la possibilità di fare questa sessione e grazie a voi che avete seguito. Ok.